Salve! Ti diamo il benvenuto nel Valle dell'Emmen. Desideri saperne di più sul nostro Emmentaler DOP? Tutto inizia qui, su queste verdi colline, dove le nostre mucche pascolano con erba e fieno freschi. Dai un'occhiata attorno, è un posto veramente stupendo. Bene, ora possiamo metterci in cammino. Qui siamo presso una delle circa 2800 famiglie di agricoltori che producono latte crudo per il nostro Emmentaler DOP. Il latte per l'Emmentaler DOP deve essere munto a una distanza massima di 20 km dal caseificio. Mentre il latte si avvia verso il caseificio, tu puoi goderti il nostro straordinario paesaggio del Valle dell'Emmen. Ora ci troviamo nel cuore del caseificio dimostrativo dell'Emmentaler. Se guardi in alto, vedrai i visitatori che osservano la produzione dell'Emmentaler DOP. Il formaggio Emmentaler DOP viene prodotto in tutti i circa 120 caseifici secondo metodi artigianali. La produzione inizia con il riscaldamento del latte a 32 gradi nella caldaia in rame. Poi vengono aggiunti i batteri e il caglio, il quale consente al latte di coagularsi. Al termine, la cagliata viene tagliata con la cosiddetta arpa e nuovamente riscaldata a 53 gradi. Quindi, non appena assume la giusta consistenza, viene pompata nelle forme, il siero defluisce e restano solo i granuli della cagliata. Ora sul formaggio viene posto il nostro marchio registrato a raggiera Emmentaler DOP, con il numero di 4 cifre identificativo del caseificio. Tale numero consente di tracciare l'Emmentaler DOP risalendo fino al luogo di produzione e origine. Poi il formaggio viene pressato per 18 ore e messo in un bagno di sale per 48 ore. Da questo momento inizia la stagionatura dell'Emmentaler DOP. Nella prima cantina il formaggio originale svizzero resta a stagionare per 8 a 12 settimane a una temperatura di 22 gradi. In questa fase si formano anche i buchi, famosi in tutto il mondo, e il formaggio assume l'altrettanto famoso sapore dolce e con un retrogusto di noce. Al termine la forma viene portata nell'ultimo locale di stagionatura, dove il processo di formazione dei buchi viene interrotto e gli esperti ne controllano la qualità. L'Emmentaler DOP può essere consumato a partire dai 4 mesi di stagionatura, ma può essere lasciato a stagionare fino ai 24 mesi. A proposito, per una forma di Emmentaler DOP che deve pesare tra 75 e 120 kg, sono necessari 1200 litri di latte. Adesso però è ora di assaggiare il formaggio. Vieni, entriamo nel nostro ristorante. L'Emmentaler DOP è utilizzabile in molti modi, ad esempio su un tagliere per l'aperitivo, nell'insalata con i wurstel, come ingrediente ideale per una tipica torta salata svizzera, gustosa sulla pasta, nel cheeseburger, oppure sai cosa? Semplicemente su una fetta di pane. A proposito, l'Emmentaler DOP è privo di lattosio. Sì, davvero, è privo di lattosio. A basso contenuto di sale è una vera bomba proteica. Appresso nel caseificio dimostrativo dell'Emmentaler, il posto perfetto per scoprire il mondo del re dei formaggi, l'Emmentaler DOP. Arrivederci e buon appetito!